In 16 città italiane la pubblica amministrazione si interroga sui social network, una fase nuova o un aggiornamento della situazione? No, è una fase nuova perché si stanno sviluppando un po' in tutto il mondo dei nuovi strumenti di comunicazione al cittadino, ma anche di raccolta di informazioni dal cittadino. Moltissime app sono state sviluppate in tante città del mondo proprio per comunicare al cittadino quali sono le informazioni rilevanti sulla sanità, sull'istruzione, su una serie di servizi importanti per il cittadino, ma anche per permettere al cittadino di segnalare in modo efficace e tempestivo all'amministrazione una serie di problemi. Per esempio, esiste una app che è stata lanciata recentemente a San Francisco che svolge esattamente questa funzione, quella di comunicare in tempo reale quali problemi esistono. Dal punto di vista dell'evoluzione della PA, questa tipologia di servizi sarà sempre più importante e sarà resa possibile anche attraverso il salto di qualità delle connessioni diciamo infrastrutturali di telefonia che ci saranno in futuro. Avremo sempre più città connesse, oggetti connessi e la possibilità di tracciare tutta una serie di servizi che riguardano la vita del cittadino. Quindi è una sfida decisiva che va fatta anche in tempi rapidi. Napoli in particolare si parla delle fake news. Le fake news sono effettivamente un problema per la pubblica amministrazione o rappresentano una parte normale della comunicazione istituzionale? Beh, diventano un problema, intanto le fake news e le strategie di disinformazione in generale sono un problema per la qualità della democrazia in tutti gli aspetti. Nel caso in particolare della pubblica amministrazione questo può servire, un'azione contro le fake news può servire appunto a dare al cittadino delle comunicazioni veritiere. Spesso si diffondono per finalità politiche delle visioni o delle informazioni che in realtà appunto si dimostrano non vere e possono in qualche modo incentivare il cittadino ad agire o a non agire in una certa direzione e questo non aiuta sicuramente anche dal punto di vista della finanza pubblica, cioè degli investimenti che vengono fatti. Se per esempio a causa di fake news certi servizi che la comunità offre non vengono fruiti dal cittadino, beh, a quel punto è un investimento che è stato inutile, che è andato disperso. Allora bisogna anche per la PA avere maggiore trasparenza e maggiore responsabilità per chi gestisce le informazioni.